Bentrovati amici ascoltatori, sono le 22, questa è Saiuz Web Network, Osservatorio Antimafia con Antonella Intrenò, Ugo Lombardi, come sempre Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Bentrovato Rosario. Bentrovati a tutti quanti. Buonasera Rosario. Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net da Mestre. Ciao Massimo. Buonasera direttore. Grazie del direttore, mi potete chiamare anche semplicemente Massimo e basta. Tra poco abbiamo la linea per gli aggiornamenti, Massimo, e certo. Presentiamo l'ospite di questa sera, Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. Ben trovato Aaron. Buonasera. Ben trovati a voi e a tutti quanti gli ascoltatori, buonasera a tutti. Ecco, ricordiamo naturalmente che questa trasmissione è in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com e per intervenire in diretta potete farlo attraverso lo 0422 1626 622 oppure naturalmente inviando un messaggio sulla chat di Saiuz. Bene, passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella, riprendiamo la linea qui da Venezia. Dunque ci sono le notizie in primo piano che è da riportare anche in questa edizione di Osservatorio Antimafia. Iniziamo subito con quella che emerge in primo piano, che l'abbiamo data al volo intorno alle 19:33-32 questa sera. California, emergenza ambientale a Santa Barbara. A causa della rottura delle condutture di un oleodotto, almeno 21.000 galloni di petrolio, circa 80.000 litri, si sono riversati in mare, secondo quanto riferisce il Los Angeles Times Online. Una striscia di petrolio lunga oltre 6 km e larga circa 50 metri ha investito le spiagge. Attive le squadre di emergenza per cercare di contenere i danni, mentre i funzionari delle autorità sono impegnati a stabilire le cause dell'incidente e a coordinare il lavoro di pulizia. La seconda notizia che ci proviene sempre dall'estero, precisamente dalla Corea del Nord, che praticamente si è assicurata la tecnologia per miniaturizzare le testate nucleari da poter montare sui missili. Lo annuncia un portavoce della Commissione Nazionale di Difesa attraverso l'agenzia CNA, KCNA. La rivendicazione, ancora da confermare, costituisce un altro motivo di tensione dopo il recente test di un vettore lanciato da un sottomarino. Allora, avete capito, ci sono questi personaggi e non solo loro che hanno creato queste testate nucleari per lanciarle addosso a chi? Addosso alla gente innocente che non c'entra niente con gli ideali di guerra di alcuni guerrafondai che li troviamo nel mondo, diciamo, politico-militare, tanto per essere chiari nel dare le notizie. Dunque, c'è una notizia nuova, Lotito dice che va avanti come un treno. Allora leggiamo questa ultima news, poi diamo subito la linea a Bari. Nell'ambito della nuova tempesta sul calcio scommesse, il presidente della Lazio e comproprietario della Salernitana parla all'ANSA. Dice: non ho niente da dire, parlo con i fatti, vado avanti come un treno sulla strada del lavoro e dei risultati, è evidente che sto cogliendo nel segno. Tutte queste bugie non mi interessano, rispondo alla mia coscienza. Poi prosegue e dice ancora: si diffondono cose senza reato contestato, chiaro che se ne occuperà il mio avvocato, ma quanto danno è stato già fatto? Questo è quello che ha detto Lotito, notizia che abbiamo colto poche ore fa dal televideo della Rai, ve la riportiamo citando appunto questa fonte. Dunque queste sono diciamo così le notizie che emergono in primo piano e sono le 22:06. Non mi resta a questo punto che cedere la linea a Bari. Antonella Intrenò e Ugo Lombardi pronti in conduzione con l'ospite che adesso vi presenteranno e un saluto naturalmente alla regia centrale, a Rosario Moreno, a cui do la linea. A voi per l'Osservatorio Antimafia. Grazie.
Grazie Massimo. Allora Aaron, entriamo subito in tema, in trasmissione e partiamo con le due importanti informazioni ai nostri ascoltatori. Venerdì 22 maggio 2015, naturalmente alle ore 18, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio Bellini di Palermo, in via Squarcialupo 45, avrà luogo la conferenza Ibridi con Nubi, dal gioco grande intuito da Giovanni Falcone fino ai giorni nostri, organizzata dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino, patrocinata dal Comune di Palermo in occasione del 20° anniversario della strage di Capaci. Interverranno, in qualità di relatori, Antonino Di Matteo, sostituto procuratore di Palermo, Pier Giorgio Morosini, magistrato e presidente della Commissione Riforme del CSM, Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Messina, Stefania Limiti e Giuseppe Lobianco, giornalisti e scrittori, e naturalmente Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000. Ecco Aaron, mi piace citare le parole che avete riportato sul sito, parole di Falcone pronunciate nel 1986, quando affermava che realtà estremamente inquietanti e particolarmente complesse, fatte di ibridi connubi fra criminalità organizzata, centri di potere extraistituzionali e settori deviati dello Stato, che hanno la responsabilità di aver tentato ad un certo punto perfino di condizionare il libero svolgimento della democrazia e di avere ispirato crimini efferati. Sembrano parole dette oggi, Aaron. Sì, per quanto riguarda questo discorso di Falcone, è un discorso che è stato fatto nel 1986 in una conferenza, in un convegno che dal titolo La legislazione premiale, che era stato organizzato appunto a Courmayeur. Riparlarne oggi, a 23 anni dalla strage di Capaci, in un certo senso vuol dire anche un po' riflettere su quella che era l'eredità, non solo quella morale, ma anche quella professionale. È che di fatto si riassume in tre parole che molto spesso sono coperte di retorica, ovvero quel senso dello Stato di cui Falcone aveva con le sue indagini, con tutta quanta la sua storia, insomma, restituito il significato più autentico. Ma vuol dire anche tornare a parlare, vuol dire anche affrontare tutti quanti quei nodi irrisolti che ci sono nella lotta alla mafia. Le commissioni che la mafia ha con i centri di potere. Di fatto poi parlarne appunto a tanti anni di distanza, sì, è una cartina tornasole di quello che vediamo nella mafia oggi, cioè ovvero una commissione di interessi che non è più solamente un ente, la criminalità organizzata non è più solamente un ente a sé stante, distante dalla politica o dall'economia, ma è una mafia che si fa imprenditrice e che si fa essa stessa politica. E questo è un primo evento che appunto avrà inizio, lo ripeto, martedì alle 18 a Palermo e naturalmente è disponibile lo streaming reperibile sul sito di Antimafia 2000, giusto Aaron? Sì, confermo. Abbiamo già citato gli ospiti che avremo in quella serata. Insomma, sicuramente sarà un tema interessante, anche un modo diverso per cercare di ricordare, onorare la memoria di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo, di tutti quanti gli agenti della scorta che persero la vita quel 23 maggio del 92 lungo l'autostrada di Capaci. Aaron, sarebbe azzardato secondo te dire che stiamo tornando pericolosamente a respirare quel genere di aria, a vivere quel tipo di clima? Assolutamente non è azzardato dal punto di vista che sul piano politico ed economico è abbastanza simile la situazione, ovvero con una grande crisi economica, una situazione politica molto incerta. Al tempo stesso una situazione senza precedenti. All'epoca ci fu lo scandalo di Tangentopoli, ma non è che da allora gli episodi di corruzione siano diminuiti, anzi forse sono anche aumentati in dismisura. Di fronte a tutto quanto questo, abbiamo poi i dati di fatto, cioè ovvero quell'isolamento da parte di certi magistrati che stanno lottando contro la mafia, contro proprio questi alti livelli. I
questi ibridi connubi, è un gioco grande, elementi raffinatissimi, comunque stanno cercando di riportare alla verità certi fatti che ci sono stati in quegli anni, che ancora oggi non abbiamo, di cui oggi ancora non abbiamo appunto verità e giustizia. Questi magistrati sono al tempo stesso minacciati dalla mafia e al tempo stesso anche isolati dal punto di vista politico e istituzionale. Per fortuna i cittadini ancora hanno voglia di reagire, difatti il giorno dopo, il 23 maggio, 23 anni dopo l'attentato che ha visto purtroppo perire il giudice Falcone, verrà organizzata dal comitato 23 maggio, appunto, dal gruppo Agende Rosse Paolo Borsellino Palermo e l'associazione culturale Falcone Borsellino con il patrocinio del comune, oltre all'adesione di altre associazioni e liberi cittadini, la quarta edizione delle Notti della Memoria. L'evento, che ha ingresso gratuito naturalmente, avrà inizio alle 21 e si terrà al Cineteatro Golden di Palermo in via Terra Santa numero 60. Questa è un'altra bella serata, Aaron, perché si mette in campo un'altra potentissima arma contro la malavita organizzata, cioè la cultura. Sì, ci sarà cultura, ci sarà arte, ci sarà musica, ci sarà anche un momento di riflessione con un dibattito a cui parteciperanno, oltre al nostro direttore Giorgio Bongiovanni, anche il giornalista del Fatto Quotidiano Giuseppe Pipitone, l'ex presidente del Tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e poi ancora il segretario provinciale del SIA Palermo Luigi Lombardo, il fratello di Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone trucidato anche lui a Capaci, Brizio Montinaro ci sarà, e ci sarà anche uno dei sopravvissuti della scorta di Falcone, perché quel giorno era in malattia, non era presente, e lui appunto era il caposcorta di Giovanni Falcone, Giuseppe San Marco. Questo è il saranno gli ospiti. E tu sarai il moderatore della serata? Io sarò il moderatore della serata, sì. E diciamo che ci sarà un modo con la musica, le parole, l'arte, la cultura e quindi queste riflessioni per onorare ancora una volta, cercare di onorare la memoria di Giovanni Falcone, di sua moglie e di Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i ragazzi della scorta. Ci saranno anche altri eventi in quella giornata qui a Palermo, ovviamente parteciperemo anche noi, anche se non siamo noi organizzatori, chiaramente al minuto di silenzio che si terrà davanti all'albero Falcone nel pomeriggio, dove parteciperanno tutte quante le scolaresche, in questo caso della Sicilia. Aaron, sul sito di Antimafia 2000 abbiamo un nuovo articolo di aggiornamento rispetto al processo trattativa Stato-mafia, a firma tua, di Miriam Cuccu e di Francesca Mondin. Dunque, processo trattativa, pentito Galatolo, Cinà ed Aiello si incontravano in carcere con i ROS e i servizi. Ora, già il titolo sarebbe sufficiente per provare un certo brivido, insomma. Parli nell'articolo del fatto che i temi affrontati durante il controesame discutevano del protocollo Farfalla, delle visite in carcere degli uomini dei servizi ai detenuti al 41 bis. Scrivi sempre che l'ex boss dell'Acqua Santa ha ribadito quanto saputo da Francesco Giuliano durante il periodo di detenzione a Parma, e cioè che Cinà si incontrava con queste persone, cioè vuol dire che loro si incontravano con i ROS all'interno del carcere? Sì, questo è quello che ci racconta Vito Galatolo, che è uno degli ultimi pentiti di mafia, che è poi anche colui che ha svelato il piano di morte nei confronti del PM Antonino Di Matteo. Sì. Nell'ultima udienza del processo si è tenuto il controesame e quindi sono state le difese che hanno potuto interrogare sia lui che l'altro pentito di mafia, Carmelo D'Amico. Entrambi hanno, diciamo, comunque ribadito quanto già avevano espresso in precedenza ai PM,
durante il primo esame, la prima udienza in cui sono stati auditi. Per quanto riguarda proprio nella complessità di questa cosa, sì, di fatto lui racconta che aveva saputo all'interno delle carceri di questi colloqui informali o come formali e informali, cioè comunque dei colloqui che avvenivano all'interno delle carceri con soggetti dei servizi segreti e anche con uomini del ROS. Bisogna dire anche che all'onore del vero che mentre i servizi erano soliti, da quello che lui sapeva, offrire dei soldi in cambio delle collaborazioni, gli uomini del ROS avrebbero parlato esclusivamente per convincere i detenuti al 41 bis a collaborare con la giustizia. Questo è quello che racconta Vito Galatolo. Detto questo, resta il dato di fatto di un'ulteriore conferma di quanto è stato raccolto comunque dai magistrati di Palermo fino ad ora in merito all'esistenza appunto del cosiddetto protocollo Farfalla, che è quindi questo diciamo accordo tra i servizi segreti e il DAP, di cui faceva parte tra i servizi segreti al tempo guidati da Mario Mori, che è uno degli imputati al processo trattativa Stato Mafia, Tinebra, che era allora capo del DAP. Questo accordo che era stato firmato, per cui appunto i servizi segreti, senza dover avvisare l'autorità giudiziaria competente, potevano avere questi colloqui con i boss mafiosi e in cambio di retribuzione avere delle informazioni. Adesso questo si tratta comunque di qualcosa di illegale che veniva fatto all'epoca, perché non esiste che assolutamente che i servizi possano parlare con i boss senza appunto informare l'autorità giudiziaria. Abbiamo scoperto, inizialmente si era detto che questo protocollo Farfalla fosse qualcosa di inesistente, poi le indagini della Procura di Palermo hanno fatto emergere che esiste proprio un documento firmato in questo momento. In merito a questo segmento di indagine c'è appunto l'inchiesta che è ancora in corso. Diciamo che sono continuamente, vengono raccolti, l'attività ancora vanno avanti, non abbiamo ancora il quadro completo. Diciamo, se possiamo dire per esempio che da quanto è dato sapere è stato chiesto di essere acquisito al processo Mori il documento del DAP che confermerebbe quanto è stato rinvenuto dalla procura di Palermo nei archivi dei servizi segreti. Aaron, forse è bene chiarire cos'è il DAP. Il DAP è il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, scusatemi, l'ho dato per scontato. Giustamente per gli ascoltatori va chiarito, è il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Ok, quindi vuol dire che c'è addirittura un documento che sancisce l'organizzazione del protocollo Farfalla? Ho capito bene? Sì, questo è un documento che è stato redatto nel 2004 in via ufficiale, secondo le ipotesi comunque della Procura di Palermo. Insomma, questi rapporti tra boss e servizi segreti avvenivano già in tempi precedenti. Nel 2004 si è sentita l'esigenza in qualche modo di, diciamo, formalizzare dal punto di vista anche documentale questi colloqui che avvenivano allora. Di fatto, in base a quell'accordo, in questo documento, diciamo che è stato sequestrato questo documento di 6 pagine, che è stato appunto stipulato nel maggio del 2004, vi era allegato anche un elenco di 8 boss che erano stati messi sotto osservazione dagli 007 e di fatto erano stati avvicinati con la proposta di diventare una sorta di confidenti dei servizi in cambio di denaro. Cioè, quindi non era una collaborazione con la giustizia limpida alla luce del sole, così come avveniva per tanti altri pentiti di mafia, ma si trattava di avere delle informazioni in cambio di denaro. È un po' quello che è accaduto con si pensa possa essere accaduto con il pentito Sergio Flamia, che
in base a quanto raccolto finora, durante il suo periodo di detenzione, quando già aveva detto di voler collaborare con la giustizia, lui, essendo già confidente dei servizi segreti, ha avuto questi incontri in carcere. Tra i boss, giusto per fare un ultimo passaggio, tra i boss che erano stati attenzionati, insomma, vi erano nomi di primissimo piano di Cosa Nostra, tra cui Fifetto Canella, che è uno degli stragisti di Via D'Amelio, insomma, per fare un esempio, oppure ancora abbiamo Salvatore Rinella, Angelo Antonio Pelle, che poi è un dranghetista, i camorristi Massimo Clemente e Antonio Angelino, o il catanese Giuseppe Maria Di Giacomo. Perché si è scelta questa strada? Perché i servizi segreti hanno voluto instaurare questo tipo di rapporto? Su questo ancora la motivazione e la motivazione che loro danno da un punto di vista ufficiale, che è quella per creare, diciamo, favorire le indagini e creare un rapporto di collaborazione con la giustizia. Detto questo, certo, non è dato sapere che cosa questi boss possono aver detto loro, non è dato sapere che tipo di accordi hanno fatto, anche perché, ripetiamo, era tutto quanto, rimaneva tutto tra le quattro mura delle carceri, più i servizi segreti, più i boss. L'autorità giudiziaria in alcun modo veniva informata, e quindi non c'erano degli input che venivano dati sulle indagini per le stragi o che ne so quali altri tipi di indagine. D'Amico, questo riportato nella cronaca perlomeno, sostiene che i servizi segreti hanno usato la mafia e il loro obiettivo era governare l'Italia. Ancora aggiunge, l'obiettivo dei servizi di governare l'Italia risale ancora ai tempi di Andreotti. Poi hanno fatto scendere in politica Berlusconi. Anche Rina si era illuso di poterlo fare, ma è stato solo manovrato da questi soggetti. E poi aggiunge dei chiari riferimenti all'attentato contro Nino Di Matteo, che addirittura pare essere diventato ancora più pericoloso di Falcone, perché si sta avvicinando a delle verità sugli intrecci tra Cosa Nostra, politica e servizi, che appunto hanno determinato la sua condanna a morte. Allora, per quanto riguarda le dichiarazioni di D'Amico, così come quelle di Galatolo, comunque parliamo di due pentiti che comunque su cui si sta accertando il contenuto delle loro dichiarazioni, in quanto ci sono delle indagini in corso proprio nel merito delle dichiarazioni che loro hanno fatto. Detto questo, l'ex killer di Barcellona Pozzo di Gotto, Carmelo D'Amico, è ritenuto sufficientemente attendibile per quanto riguarda le dichiarazioni che sono state rese alla procura di Messina in merito a omicidi, la mafia barcellonese, la mafia appunto di Messina, indagini sulla mafia di Messina. Nessun tribunale si è espresso per dare, diciamo, una patente di attestabilità intrinseca o estrinseca dei due collaboratori di giustizia. Certo è che le dichiarazioni di D'Amico vanno a confermare quanto dichiarato da Galatolo, soprattutto sulla parte dell'attentato di Nino Di Matteo. D'Amico ci riferisce alcune cose che lui ha appreso da Nino Rotolo, capomafia di Pagliarelli, che dentro al carcere di Opera di Milano tutti quanti si aspettavano prima o poi un attentato. Le cose gravi che sono emerse finora sono proprio appunto che fanno riflettere, che devono far riflettere, su cui bisogna riflettere in qualche modo, senza assolutamente pregiudizio e senza accostandosi a queste dichiarazioni in maniera appunto non pregiudiziale, anche se ci sono delle indagini in corso. Ovvero che cosa ci dice per esempio Vito Galatolo? Vito Galatolo ci ha raccontato in merito all'attentato che nei confronti di Nino Di Matteo, che a volerlo era Matteo Messina Denaro, che a chiederlo appunto sono personaggi delle figure esterne a Cosa Nostra. E non solo, ci racconta anche Vito Galatolo
che a partecipare all'attentato, a portare, diciamo, colui che doveva che doveva essere fungere da esplosivista, diciamo l'esperto di esplosivi, doveva fornirlo proprio Matteo Messina Denaro, e che quest'uomo non era cosa nostra. Quindi cosa significa? Che qualcuno fuori dallo Stato, che qualcuno dei servizi, che qualcuno dello Stato? Sono queste le domande che ci dobbiamo fare. Noi dobbiamo approcciarci a queste notizie in maniera assolutamente critica. Poi è chiaro, non è, il fatto che Nino Di Matteo dia fastidio al potere per le sue indagini non è solamente dato da queste condanne a morte, ma lo si evince anche dal fatto che, nonostante abbia assolutamente tutte le carte in regola per diventare procuratore nazionale antimafia, il potere, anziché premiarlo, ha preferito relegarlo all'11° posto e favorire altri magistrati, senza nulla togliere al valore di questi magistrati, al posto suo. Infatti, Aaron, c'è stata, leggo che c'è stato un ricorso al TAR Lazio, che è stato, per il quale sono stati incaricati due legali nominati dal magistrato. Questa fa riferimento addirittura ad un abuso di potere che sarebbe stato compiuto dal CSM. Sì, il Nino Di Matteo, tramite i suoi legali Mario Serio e Giuseppe Naccarato, ha presentato il corso al TAR, così come aveva annunciato quando c'è stata la bocciatura da parte del CSM alla sua nomina per la nazionale antimafia. Nel documento si leggono, oltre a una serie di motivazioni tecniche per cui appunto il punteggio, i criteri che sarebbero stati adottati sarebbero sbagliati, c'è anche proprio la considerazione, che è particolarmente dura, sinceramente noi la condividiamo, dove si parla della di una esclusione umiliante e anche una sistematica, algebricamente calcolata e calibrata sottovalutazione dell'ineccepibile e solidissimo profilo professionale di Antonino Di Matteo. Il dottor Di Matteo viene da oltre 20 anni di esperienza sul campo nella lotta alla mafia. Basti pensare che mentre per i tre prescelti è stato fatto riferimento proprio all'esperienza nella lotta alla mafia, su Di Matteo questa cosa non comparirebbe, e a questo si appellano nel ricorso. Non solo, si parla anche appunto della violazione dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto sarebbe stata violata una circolare interna del CSM. Per esempio, non è stata tenuta in alcun modo in considerazione il rapporto, diciamo, della procura di Palermo, del CSM locale, del Consiglio Giudiziario di Palermo, per cui si diceva che Nino Di Matteo aveva tutte le carte in regola, insomma, per ricoprire quell'incarico. Infatti il voto mi pare che sia stato 4 su 6. Sì, alla fine la valutazione... Prego, Aaron. Sì, alla fine la valutazione per Di Matteo è stata di 4 sul massimo punteggio di 6. Ma al di là di questo, ripeto, ci sono state una serie di considerazioni che si possono fare su tutto il procedimento che ha visto questa mancata nomina. Cioè, per esempio, come ad esempio la proposta che è stata fatta solamente pochi giorni prima a Di Matteo di essere trasferito dalla procura di Palermo in qualsiasi altra procura per motivi, diciamo, di sicurezza, e questo è avvenuto solamente pochi giorni prima della delibera che doveva compiere il CSM sulle nomine, e non è avvenuto certamente quando forse sarebbe stato più opportuno come proposta da presentare, ovvero quando Rina dal carcere lanciava i suoi strali, oppure ancora si poteva essere in tempo quando si è avuto notizia del tritolo giunto a Palermo per il dottor Di Matteo. Questo non è avvenuto, sono passati mesi e mesi e si è provveduto a un
ad adottare un provvedimento, comunque a proporre uno spostamento di questo tipo solamente a pochi giorni dalla nomina per la corsa alla Procura Nazionale Antimafia. E questo penso che sia il dato ancora più umiliante che si possa avere. Noi riteniamo che giustamente il dottor Di Matteo abbia detto prima di accettare una cosa del genere, e voglio che mi giudicate nel merito per essere o meno eletto alla Procura Nazionale Antimafia. Questo percorso potrebbe fermarsi al TAR o potrebbe essere addirittura sollecitato l'intervento di altri enti della magistratura? Guarda, i procedimenti al TAR... Sentite? Sì, sì. Allora, il procedimento al TAR non sappiamo quanto tempo possa prendere. Generalmente, dal punto di vista burocratico, il TAR ha sempre tempi piuttosto lunghi. Oltre al TAR, in caso di risposta negativa, si potrebbe allora ricorrere al Consiglio di Stato. Comunque siamo in attesa di vedere quelle che saranno le prossime mosse. Al TAR dovranno anche presto pronunciarsi su quel ricorso che ha presentato Sergio Lari e Guido Lo Forte per la corsa al procuratore capo di Palermo contro la nomina di Francesco Lovoi. È certo che i cittadini, Aaron, sono disorientati, perché all'interno di una compagine giudiziaria ci sono delle valutazioni diverse e questo mette un po' in allarme anche il cittadino qualunque, perché se la stessa magistratura ha difficoltà a emettere una valutazione, credo che questo metta un po' paura anche al cittadino. Speranzoso, fiducioso nella uniformità delle valutazioni. No, su questo sono d'accordo, anche perché comunque che ci sono dei problemi all'interno della giustizia italiana, certo non lo scopriamo adesso e non lo mettiamo in dubbio. Il problema è che molto spesso all'interno della magistratura, e la politica non aiuta in questo senso, perché basti pensare che all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura ci sono sia la componente laica che, per quanto riguarda per esempio la nomina del procuratore capo, è stata compatta sulla nomina di Lovoi e sulla non nomina di Lari e Loforte. Le varie divisioni non sono state paradossalmente all'interno della politica, ma sono state all'interno della magistratura stessa, che molto spesso purtroppo va a mettere in piedi, più che la meritocrazia, quelle logiche correntizie che poi sono figlie del paradigma sociale italiano, che poi è come una cartina tornasole, una fotografia chiara di quello che viviamo nel nostro paese, e forse anche non solo nel nostro paese. Io credo che questa indicazione debba comunque, temo che oltre al Consiglio di Stato, non ho naturalmente le competenze, ma temo che questa disputa debba superare anche i confini nazionali. Se ci sono le premesse, dovrebbe essere probabilmente coinvolta anche la Corte Europea. La Corte Europea non so quanto nel merito possa intervenire in questo campo, sulla questione delle nomine. Mentre molto spesso l'Unione Europea viene coinvolta per altre vicende, l'ultima proprio che c'è stata, che ha visto l'Italia, c'è stata la polemica, che non so se è stata seguita dagli ascoltatori, in merito al concorso esterno e la figura di Contrada, che è stato risarcito di 15.000 euro per la sua condanna, che poi tra l'altro quella notizia è stata fatta passare malignamente da certa informazione come una vittoria da parte di Contrada, per cui non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e come lui non doveva essere condannato Marcello Dell'Utri. Ripetiamo, la Corte Europea non ha detto una sola parola, aspettando di leggere comunque le eventuali motivazioni,
di quella decisione per cui l'Italia è stata condannata a risarcire 15.000 euro, sull'impostazione giuridica che era stata data a quel processo. Questo, e poi ci sono caterve di prove che sono state portate e sono state ritenute valide e integrate di giudizio, quindi questo penso che sia incontrovertibile da questo punto di vista, anche perché una nomina, credo, a presidente della quella che è stata negata al giudice Di Matteo, e cioè la candidatura che gli è stata sottratta, gli avrebbe consentito anche di avere probabilmente emolumenti diversi, quindi è un danno anche dal punto di vista economico. Per questo facevo riferimento alla Corte Europea. Ma guarda, Ugo, io sinceramente non credo che procuratore nazionale antimafia prende molto di più, credo abbia emolumenti molto superiori ad un magistrato che non ha questa carica, quindi credo che ci sia anche un danno economico, no? Può esserci anche un danno economico. Sinceramente non credo che la motivazione dal punto di vista pratico sia stata per motivi di carriera e quindi avere una possibilità economica, avere un guadagno economico maggiore rispetto a quanto, non credo che ci sia stata dietro a questo concorso effettuato una logica, diciamo, di carriera dal punto di vista economico, se non quella di avere un riconoscimento alla propria carriera dal punto di vista dell'importanza che in questo momento ognuno di Matteo si trova ad essere un sostituto procuratore a Palermo, dove si occupa non solo di indagini di mafia per quelle che sono di sua competenza, che sono quelle che lui aveva in precedenza quando era in DDA, ma si occupa soprattutto dei processi di minor conto, dal furto in un supermercato a quello che può essere i conflitti tra vicini per la costruzione di balconi abusivi o cose simili. Questo per il magistrato in questo momento nel più importante d'Italia, se lo andiamo a vedere, il più minacciato d'Italia, il più in vista in Italia, così come erano in passato, senza fare paragoni, Falcone e Borsellino, in questo momento si ritrova a fare quei famosi processetti di cui Gianmanco riempiva Falcone. È un po' la storia che si ripete. Allora questo suo tentativo di andare alla Procura Nazionale Antimafia era un modo per tutelarsi sul piano investigativo e quindi potersi occupare di quello di cui ha sempre fatto per tutti quanti i 20 anni e più di carriera che ha avuto, e anche per andare avanti e dare un ulteriore impulso alle inchieste che ha portato avanti fino adesso, perché chiaramente come procuratore nazionale antimafia si può avere accesso a molte più cose rispetto al essere un sostituto procuratore a Palermo. Oltre a questo mettiamoci anche un altro aspetto, ovvero che a Palermo magari dal punto di vista forse più di vita personale, in questo momento è talmente blindata la vita di Nino Di Matteo qui a Palermo all'interno di un occhio del ciclone veramente, che forse andare a Roma poteva anche essere un modo per salvare la vita a questo magistrato. Infatti credo che per lui sia molto molto complicato riuscire ad avere una vita, per lui e per la sua famiglia, perché ricordiamo che ha comunque una famiglia. Assolutamente sì, va ricordato che è una famiglia. Certo. Insomma, voglio dire, che il sacrificio non è solo vissuto da Nino Di Matteo, ma anche da tutti coloro che sono nella sua vita coinvolti, la moglie, i figli, le persone che rappresentano la sua sicurezza, che badano la sua sicurezza. Cioè, voglio dire, nel momento in cui il capo dei capi lancia una fatua, una condanna a morte, naturalmente non è solo lui a risentirne da un punto di vista personale, anche professionale, perché poi l'isolamento si duplica sostanzialmente, ma anche tutte le persone che attorno a lui vivono e lavorano. Certo, sono d'accordo. Questo è importante perché comunque è un particolare che ai più sfugge, perché noi sovente nelle trasmissioni parliamo di Nino Di Matteo in quanto
ecco, rappresentante, giudice, come dire, lui è il simbolo, ecco, di un obiettivo comune, che è la sconfitta della malavita organizzata, della mafia, ma troppo poco si parla delle persone che sono attorno a lui. Sì, è vero, sicuramente che si parla poco di questo. Sinceramente, dal punto di vista personale, è facile immaginare che non sia facile per il dottor Di Matteo e per la sua famiglia comunque vivere questa situazione, senza appunto entrare troppo nel personale. Noi non possiamo far altro. Noi non possiamo far altro che essere vicini a loro, essere vicini a questo magistrato e continuare a sostenerli per quanto nostro possibile, ognuno con il suo lavoro, con il suo impegno, con il suo appunto. Eh sì, anche con il suo impegno sociale. Con il suo impegno sociale, sì, da cittadini, non solamente da. Esatto. Non solamente come possiamo essere noi giornalisti o comunque ogni singolo cittadino, già solamente che appoggia il lavoro di questo magistrato e chiede verità e giustizia, questi magistrati si possono sentire un po' meno soli. Ricordiamo che proprio la frase di Falcone che diceva: si muore quando si è lasciati soli. Questo è il concetto che, secondo a mio modo di vedere, dobbiamo tenere tutti quanti bene a mente. I morti ammazzati di mafia nel corso della storia, sia membri della magistratura, sia membri dell'imprenditoria, sia membri della Chiesa, sia membri della società civile, giornalisti e quant'altro, sono stati tutti quanti uccisi una volta che sono stati isolati, lasciati soli a compiere la loro lotta. Per fare un esempio su tutti, mi viene in mente quello di Libero Grassi, che ha denunciato in quella famosa lettera pubblicata sul giornale Sicilia, al caro estortore, di fatto è stato lasciato solo da tutti quanti i suoi colleghi e, guarda caso, dopo poco tempo è stato ucciso. È una triste realtà di cui purtroppo vorremmo non avere notizie. In ogni caso, ricordiamo, scusami, mi è venuto a mente ora, che è nata la scorta civica su libera iniziativa di cittadini per certo. Di Matteo, cioè tutto quello che c'è nasce dalla spontanea aggregazione dei cittadini. Questo dovrebbe farci riflettere parecchio. Scusate. No, certo, assolutamente, questa è una cosa positiva anche dal punto di vista, cioè adesso noi non vogliamo assolutamente terrorizzare i tanti radioascoltatori e chi ci ascolta, cioè rispetto a tanti anni fa, rispetto ai tempi di Libero Grassi, Falcone, Borsellino, c'è un parallelismo che viviamo e di cui dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo stare allerta come cittadini, però al tempo stesso mi viene da dire che molte cose sono cambiate, soprattutto dal punto di vista della consapevolezza dei cittadini, o comunque di certe cose oggi ne possiamo parlare. In passato di mafia neanche si parlava, quindi se noi partiamo da questo, soprattutto all'interno delle nostre scuole, all'interno con i nostri giovani, i nostri ragazzi, si fanno determinati tipi di lavoro e si ha la consapevolezza che tanti possono fare la differenza, allora probabilmente le cose potranno cambiare. Certo, questo non è un percorso che si risolve dalla sera alla mattina, ma è un percorso lento. Speriamo veramente che non siano necessari altri sacrifici umani, così come è stato dopo le stragi, quando la società civile si è sollevata soltanto dopo aver visto il sangue sull'asfalto di Falcone e Borsellino e degli agenti delle scorte. E in questo caso, Aaron, dobbiamo dire che la tecnologia una mano ce la sta dando anche, no? Non soltanto perché ci consente di fare queste, diciamo, piccole grandi trasmissioni, ma anche perché ci consente di essere molto più vicini rispetto a quando invece è successo la tragedia di Assolutamente. Francia. E questo è un mezzo che, bene o male, fra il negativo e il positivo ci sta dando anche una mano, insomma. Abbiamo la possibilità di collegarci, insomma. Assolutamente, assolutamente.
Abbiamo la possibilità di far sentire la voce di, la nostra voce, e anche l'opportunità di dare voce a, a storie che altrimenti non verrebbero mai rese note. Basta vedere l'informazione, quella classica, che appare su tanti telegiornali o su tante reti televisive, su tanti giornali cartacei. Assolutamente l'avere la possibilità tramite una radio libera, tramite un giornale libero, parlare di queste cose è sicuramente un aspetto positivo che, rispetto magari a tanti anni fa, dobbiamo assolutamente togliere. Di parlare, di vedere, ma anche di vedere. Possiamo seguire le vicende nella città interessata, possiamo esserci lì con il nostro computer, e credo che sia anche una cosa molto bella anche questa, anche se da lontano siamo vicini ad alcune realtà. Assolutamente, assolutamente. Ma pensate che bello che sarebbe stato se anni fa esisteva un canale come quello di oggi, che ci permette di essere collegati in tutta Italia per sentire le trasmissioni di Peppino Impastato a Radio Out. Sarebbe stata una cosa straordinaria, e forse la storia di Peppino sarebbe venuta alla luce molti anni prima del film Cento Passi. Forse avremmo conosciuto la storia di Peppino Impastato alla stessa maniera di come in quel 9 maggio 78 abbiamo appreso della morte di Aldo Moro. Esatto. Beh, ma diciamo anche che oggi abbiamo le persone, non solo i mezzi. È cambiata anche la mentalità, è cambiato l'approccio. Quel tentativo di cover up, ne parlavamo nella trasmissione precedente con Pier Giorgio Caria, cioè di come si tende a insabbiare, a coprire proprio letteralmente la realtà dei fatti, purtroppo non avviene soltanto rispetto al fenomeno ufologico, avviene, si può dire, in tutti gli ambiti della vita umana. In questa società permeata di cover up tutto è indiscutibile, bisogna accontentarsi delle letture superficiali che ci vengono propinate, delle opinioni di parte che ci vengono imposte dalla TV, dalla carta stampata e dalle radio istituzionali, da quella che è la informazione istituzionale. Quindi oggi come oggi abbiamo delle persone come Rosario, come te, come Massimo e come tanti altri che lavorano anche in redazione, naturalmente, che hanno un approccio completamente diverso, che non ci stanno, insomma, all'essere ingannati e raggirati. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare anche ai nostri ascoltatori: tentate di non farvi ingannare, tentate di non farvi raggirare, le verità non sono quelle che vi vengono raccontate. Sbaglio, Aaron? Assolutamente, assolutamente no. Io credo bisogna ognuno di noi impegnarsi in qualcosa, ma questo impegno passa necessariamente dall'informazione, dalla conoscenza, dal sapere. Diceva Platone, il sapere è ricordare. Se non ricordiamo non sappiamo niente, anzi molto peggio, non siamo niente. Allora questo è credo il messaggio più giusto, la cosa che dobbiamo tenere bene in testa. Noi dobbiamo informarci, e solo da qui passa la democrazia e una società che sia veramente libera e consapevole. E oggi di sicuro possiamo farlo, insomma, non abbiamo limitazioni strutturali di sorta, per cui, e nemmeno strumentali, per cui non farlo è una libera decisione. Bene, ringraziamo Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. Grazie a voi. Grazie sempre per la tua disponibilità e per la tua chiarezza, e ci sentiamo presto, naturalmente. Grazie Aaron, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata a tutti quanti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Aaron. Bene, allora facciamo una lettura veloce della prima pagina di Antimafia 2000, sulla quale è pubblicata l'interessantissima intervista di Giulietto Chiesa ad Antonino Di Matteo, appunto. Perché restare in trincea? Da Pandora TV, esclusiva appunto di Pandora TV, Giulietto Chiesa intervista Nino Di Matteo. Ancora, processo trattativa pentito Garatolo, Cinà ed Aiello si incontrarono in carcere con Rossi e servizi segreti, articolo del quale abbiamo parlato con uno degli autori, Aaron Pettinari, Miriam Cuccu e Francesca Mondin. Processo Mori Obinu, ultimo round di Lorenzo Baldo ed Aaron Pettinari. Non vogliono che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo riposino in pace, a firma di Saverio Lodato. E ancora Cianferoni, servizi segreti e criminalità spesso fanno parte della stessa struttura, altro articolo di approfondimento pubblicato sulla homepage di Antimafia 2000. Ricordiamo che abbiamo le notizie sull'omicidio del collega dei redattori di Antimafia 2000, Pablo Medina. Brasile, la prima udienza per l'estradizione del mandante Neneco Acosta. Tutte le news naturalmente sono riportate. È importante seguire anche questo omicidio, seppur avvenuto dall'altra parte del mondo, ma è stato colpito un uomo che da sempre lavorava per la giustizia, per contrastare il narcotraffico. Quindi è molto importante seguire quanto accade, perché quello che purtroppo ha colpito Pablo Medina è un dramma, la famiglia di Pablo Medina è un dramma che potrebbe colpire anche nel nostro paese. Ancora nelle opinioni leggiamo: quando un pettegolezzo da bar si trasforma in una macchina del fango, la vicenda di Rino Giacalone, di Michela Gargiulo. La politica Italicum, specchio del monopartitismo, di Nicola Tranfaglia. E per l'attualità, i servi di redazione. Cos'è successo all'informazione in Italia secondo Marco Travaglio? Altro articolo, intervista a firma di Rossella Guadagnini. È importante questo articolo perché ci dà uno spaccato su quella che è l'informazione nel nostro paese. Ne parlavamo poc'anzi con Aaron, è fondamentale pretendere un'informazione libera e senza pregiudizi. Continuiamo con ricordare gli appuntamenti con il 20, del 22 maggio alle 18 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio Vincenzo Bellini, via Squarcialupo a Palermo, Ibridi connubio, dal gioco grande intuito da Giovanni Falcone fino ai giorni nostri. 22 maggio la diretta streaming, il link lo trovate sul sito di antimafia2000.com. A seguire il 23 maggio, arte, musica, parole, interrogativi e riflessioni per le notti della memoria, quarta edizione. Anche qui abbiamo a disposizione il link per lo streaming per onorare il ricordo di Francesca Morvillo, Giovanni Falcone e di tutta la scorta perita durante l'attentato del 23 maggio. Bene, non so se Massimo Bonella ha un news da comunicarci. Sì, dunque riprendiamo dalla redazione di Venezia, ci sarebbe una notizia dunque di cronaca, ve la do subito. Siamo nel Casertano, il cadavere di una donna non ancora identificata, dall'apparente età di 50 anni, è stato trovato a Villa Briano nel Casertano, vicino al santuario della Madonna di Briano. Sul volto ferite di arma da fuoco, i carabinieri di Aversa stanno passando al vaglio le denunce di persone scomparse. Ed è tutto da Venezia, a voi. Bene Massimo, ti ringraziamo per queste ultime informazioni, sono le 22.55, possiamo salutare Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Hai resistito Rosario? Sì, tutto, poi io resisto sempre. Buonasera a tutti quanti. Ciao, arrivederci Rosario. Bene, grazie ciao. Rosario per la tua regia e buonanotte. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net. Ciao Massimo. Buonasera direttore. Grazie direttore. Un saluto da tutta Venezia, a voi, a Bari.
Grazie Massimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori www.antimafia2000.com e li ringraziamo naturalmente, diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 22, sempre su Saiuz Web Network con Osservatorio Antimafia. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. Buonanotte.